Ciao, sono Carlo Gabardini. Volevo raccontare una storiella che forse è l'unica cosa che so fare, o forse no. Immaginati di nascere in un mondo in cui per fare colazione c'è solamente la marmellata. Cioè, puoi spalmare la marmellata sul pane, sulle fette biscottate, sui biscotti, anche le brioche ci sono solo ripiene di marmellata. Le torte solo con la marmellata, si parla solo di marmellata. Una sera tu vai nella tua cameretta, vai a dormire, ti addormenti e sogni... la Nutella. La Nutella. Assaggi per la prima volta la Nutella. Ti ricordi quel sapore lì? E ti innamori. E la mattina dopo ti svegli e sei il ragazzino più felice del mondo. E vorresti andare da tutti a urlare: io l'ho trovato, ragazzi! Io amo la Nutella! Finalmente ho capito che cosa mi piace! A me piace la Nutella! Purtroppo ti risvegli in un mondo in cui la Nutella apparentemente non esiste. Quindi fai dei timidi tentativi, così, a tavola, con i genitori, i fratelli. Dici, che buona la marmellata! Un po' di Nutella! Un po' di Nutella! Ti guardano tutti come se fossi pazzo. A quel punto vai anche dai tuoi amici e gli dici, oh ragazzi, shh, lo dico a bassa voce, però a me personalmente piace tantissimo la Nutella. Cosa stai dicendo? Oh! I veri uomini mangiano marmellata, i maschi mangiano la marmellata. Se non mangi la marmellata, tu con noi non giochi a calcio. Viva la marmellata di fichi! Viva la fichi! Viva la fichi! Veramente a me piace molto di più la Nutella, però viva la fichi! Tira più un velo di marmellata che un carro di buoi. Secondo me dipende dai manzi, però a te personalmente non è che ti faccia schifo la marmellata, ti sta anche simpatica, ci chiacchieri volentieri, però mangiarla non ti va. Allora inizi ad informarti e fai anche bene, perché scopri che la Nutella non è vero che non esiste. Esiste come? Di solito scopri anche che tipo un cugino, un vecchio zio la Nutella l'hanno mangiata, infatti di loro in famiglia non si parla mai. Ma soprattutto scopri che in certi posti la Nutella è vietata. È vietato mangiare la Nutella in pubblico. Se ti beccano con un dito dentro nella Nutella, ti arrestano, ti picchiano, possono ucciderti e lo possono fare legalmente. Porca miseria, ma che cosa l'avrà fatto mai la Nutella a questi? Sarà mica che a questi la Nutella gli piace moltissimo anche a loro, solo che non hanno il coraggio di dirlo perché si vergognano? Quando poi iniziano a portarti da delle persone che ti dicono che chi mangia la Nutella è malato, oppure che la Nutella è il male, oppure che ti dicono che Dio, chi mangia la Nutella, lo manda all'inferno, vabbè, a quel punto avresti voglia di dire scusate, ma se questa è veramente la vostra posizione nei confronti della Nutella, i casi sono due. O voi non conoscete Dio, o voi non conoscete la Nutella. Parafrasando il Papa, ma chi sono io per giudicare un mangiatore di Nutella? Se in questo mondo qui, tu che ami la Nutella almeno tanto quanto io amo la Nutella, incontri un gruppo di marmellatosi, brutti, cattivi, di quelli che ti urlano a Nutellaro, a morte il Nutellone, voi avete due possibilità. Voi potete fermarvi e spiegargli, guarda, se tu odi la Nutella, evidentemente non hai capito niente di dolci e nulla di dolcezza. Oppure, caso numero due, se sono un gruppo, diciamo, cospicuo e molto minaccioso, scappa e va benissimo così. C'è però una cosa che veramente non ha senso fare, ed è andare a casa e sentirsi in colpa. Pensare che quello sbagliato sei tu. Pensare che forse la Nutella non è vero che ti piace tanto. Pensare che chi mangia la Nutella è malato. Pensare che sia peccato. Ma non è possibile. Se ami la Nutella, ami la Nutella e non c'è niente da fare, niente da punirsi, niente da estirparsi. C'è semplicemente da capire che amare la Nutella è bellissimo! Come può essere che la marmellata di mele e cotogne sia più buona della Nutella? È una cosa che non si può neanche sentire! No, 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 non sto dicendo che la Nutella è meglio della marmellata di mele e cotogne. No, mele e cotogne, Nutella, alla pari! Ti pare che ci siano lavori per cui, sai che secondo me sarebbe meglio prendere uno che fa colazione con la marmellata di prugne? Ma no! Ti pare possibile che qualcuno pensi che se fai colazione con la Nutella non puoi donare il sangue? Vi immaginate un partito politico che dentro nel suo statuto, proprio da regolamento, ci ha scritto articolo 1: noi siamo per la difesa dei diritti di quelli che fanno colazione con la marmellata a discapito di quelli che fanno colazione con la Nutella. Ma questi qui alle elezioni pigliano degli sputazzi, pigliano 3 voti, 4 se torna Priebke, ma non torna, non torna. Siamo ancora qua a dibattere se sia meglio la Nutella o la marmellata, a chiederci in questo caso sì, in quel caso i diritti è meglio di no. E sì, in tutti i casi, mangiare la Nutella e mangiare la marmellata sono assolutamente la stessa identica cosa, l'importante è che si mangi. Che tanto significa importante che si scopri, è chiaro questo, no? Ascolta,
Le cose cambieranno. Dovrebbero cambiare fra 15 minuti. Non sarà fra 15 minuti, però sarà presto, più presto di quello che pensiamo. E quando questo accadrà, ci sarà una festa pazzesca, anche solamente per non perdersi quella festa. Secondo me conviene resistere. No? Sì, secondo me sì.